A Paternò 432 gli attuali casi accertati di coronavirus, di cui 42 ospedalizzati. Il dato comunicato oggi comprende i casi di positività emersi nel corso degli screening di massa effettuati negli scorsi weekend. Emersi 3 nuovi casi oggi all'interno dell'IPAB Salvatore Bellia. Ad Adrano morto oggi un 58enne con patologie pregresse, intanto aumentano i contagi che toccano quota 249. E casi in aumento anche nei comuni del comprensorio, aggiornamenti relativi a Biancavilla, Bronte e Belpasso. Insieme per affrontare il Covid, i consiglieri comunali paternesi Di Stefano, Flammia, Marzola, Ardizzone, Lopresti e Sciacca chiedono all'amministrazione di attivare un fronte unico contro il virus. A Paternò hanno avuto il via i lavori di costruzione di 140 nuovi loculi presso il cimitero nuovo di via Balatelle, disposto inoltre un censimento per il cimitero monumentale. La Procura di Catania ha disposto la confisca di beni per 31 milioni di euro al re dei supermercati GM Michele Guglielmino. Un 65enne di Adrano è stato rapinato nella notte da 3 persone incappucciate che hanno fatto irruzione all'interno della sua abitazione. Indaga la polizia. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. A Paternò 432 gli attuali casi accertati di coronavirus, di cui 42 ospedalizzati. Il dato comunicato oggi comprende i casi di positività emersi nel corso degli screening di massa effettuati negli scorsi weekend. Emersi oggi 3 nuovi casi all'interno dell'IPAB Salvatore Bellia. Sentiamo. A Paternò, in relazione all'emergenza coronavirus, l'aggiornamento vede 432 attuali casi accertati, di cui 42 ospedalizzati. Così come specificato attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Paternò, questo dato comprende i cittadini risultati positivi nel corso dell'attività di screening di massa effettuata negli scorsi weekend in modalità drive-in. Screening rivolti in 2 diversi fine settimana agli studenti delle scuole superiori e medie di Paternò, ai loro genitori e al personale docente e ATA. Non conteggiati in questo numero complessivo i casi di positività registrati ieri all'interno della casa di riposo Il Nido della Serenità e i 3 nuovi casi registrati oggi all'interno dell'IPAB Salvatore Bellia. Tutti i dati, questi, come sempre, in continuo aggiornamento. La speranza è che al più presto questa ondata di contagi possa via via diminuire sempre di più grazie al rispetto scrupoloso di tutte le norme anticontagio e al buonsenso di tutti. Ad Adrano, deceduto oggi un 58enne con patologie pregresse. Intanto aumentano i contagi che toccano quota 249. Nuovo dramma ad Adrano sul fronte coronavirus. Nella tarda mattinata di oggi è morta all'ospedale Garibaldi Vecchio di Catania un 58enne adranita che aveva contratto il Covid e aveva patologie pregresse. L'uomo era ricoverato da giorni in gravi condizioni e non ce l'ha fatta. Un'altra morte legata alla pandemia in pochi giorni in città. Solo l'altro ieri abbiamo raccontato la dolorosa vicenda del fabbro adranita, morto a 60 anni dopo 10 giorni di febbre e in attesa di fare il tampone da vivo. E intanto continua ad aumentare il numero dei contagi in città. Secondo l'ultimo aggiornamento comunicato questa mattina dal sindaco Angelo D'Agate, i positivi al Covid ad Adrano sono adesso 249, ma crediamo che il numero sia destinato a crescere in maniera rilevante, perché devono ancora arrivare gli esiti dei tamponi effettuati nei 2 screening Covid allo stadio con modalità drive-in. C'è chi attende addirittura ancora i risultati del primo screening riservato alle scuole superiori. Un'attesa snervante per gli interessati, diventati una sorta di reclusi in casa del tampone. Intanto il dato più preoccupante è quello che riguarda l'aumento anche del numero delle persone ricoverate in ospedale, 19 gli adraniti ricoverati in vari nosocomi e purtroppo alcuni si trovano in condizioni critiche. Le persone in isolamento sono invece 437. E casi in aumento anche nei comuni del comprensorio, aggiornamenti relativi a Biancavilla, Bronte e Belpasso. Sentiamo.
Anche nel nostro comprensorio si registrano aumenti dei casi da coronavirus. A Biancavilla il sindaco Bonanno ne comunica 119, di cui 40 guariti e 309 in isolamento fiduciario. Ma Bonanno per l'ennesima volta resta scettico su questi numeri, attendendo risposta dall'ASP, dopodiché deciderà quali altre misure anticontagio adottare a Biancavilla. Intanto, sempre a Biancavilla, Bonanno ha comunicato alle scuole la disponibilità dell'ASP a dare avvio allo screening di massa per studenti e genitori. A Bronte il lockdown fino al 25 novembre. Sono 400 i positivi all'infezione, di cui 6 ospedalizzati e 645 soggetti in isolamento fiduciario. A Santa Maria di Licodia sono oltre 50 i casi accertati di positività all'infezione, 105 invece gli attuali positivi a Belpasso, dove gli ospedalizzati risalgono, passando dagli 8 di ieri agli 11 di oggi. Insieme per affrontare il Covid, i consiglieri comunali paternesi di Stefano, Flammia, Marzola, Ardizzone, Lopresti e Sciacca chiedono all'amministrazione di attivare un fronte unico contro il virus. Una lettera aperta di 5 consiglieri comunali per affrontare la questione Covid in città. Martina Ardizzone, Antonio Di Stefano, Giuseppe Lopresti, Claudia Flammia e Agata Marzola prendono carta e penna e scrivono all'amministrazione comunale preoccupati per alcune questioni determinate dal contagio da Covid che incidono sui cittadini sia sul fronte sanitario che sul fronte sociale. Le questioni affrontate riguardano in particolare i cittadini che sono costretti, perché positivi al Covid o perché congiunti di persone positive, a restare in isolamento domiciliare in casa. Questioni da noi affrontate e denunciate più volte in queste settimane, dopo aver raccolto le diverse richieste di aiuto di tanti cittadini che non hanno chiari punti di riferimento, cittadini che di fronte alle loro problematiche vedono le istituzioni smarrite, senza soluzioni chiare e concrete. Siamo convinti che oggi occorra collaborare tutti insieme per non far sentire soli i nostri concittadini, si legge nella nota dei 5 consiglieri, dove la tutela della salute e l'accertamento del rispetto delle regole siano le priorità assolute. Ed è con questo spirito che da esponenti del Consiglio Comunale segnaliamo come in tanti, in troppi, ci abbiano interpellato per poter portare all'attenzione questioni che rischiano di rimanere sospese. Da qui l'elenco delle necessità più impellenti, prioritarie per i cittadini, a cominciare dalla questione della carenza d'ossigeno nelle farmacie, determinante per assistere i positivi al Covid che si stanno curando in casa, per passare poi al problema dell'assistenza per quanti in isolamento domiciliare sono impossibilitati ad adempiere alle azioni più semplici, come il rifornirsi di generi alimentari e farmaci, il gettare i rifiuti. E poi la necessità di avere un quadro chiaro dei contagi per riuscire ad affrontare con le giuste misure la diffusione del virus. È necessario agire in fretta, evidenziano i consiglieri Di Stefano, Lopresti, Ardizzone, Flammia e Marzola, perché anche il tempo gioca un ruolo decisivo nel contesto di un'emergenza sanitaria che ci vede tutti sulla stessa barca e senza alcuna divisione. E in merito al servizio appena andato in onda, precisiamo che oltre ai 5 consiglieri citati, la lettera sia stata sottoscritta anche dal consigliere Alfredo Sciacca. A Paternò hanno avuto il via i lavori di costruzione di 140 nuovi loculi presso il cimitero nuovo di Via Balatelle, disposto inoltre un censimento per il cimitero monumentale. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. A Paternò hanno avuto il via i lavori relativi alla costruzione di 140 nuovi loculi presso il cimitero nuovo di Via Balatelle. Nei mesi scorsi, come ricorderete, così come documentato attraverso i nostri servizi, la situazione emersa era molto delicata e complessa. Siamo in collegamento telefonico con il sindaco Nino Naso per fare il punto attuale della situazione alla luce di questi nuovi lavori. Ma devo dire che sul cimitero c'è tantissima attenzione. È un grandissimo lavoro per l'attività di programma. Vi ricordo che il primo atto che ha fatto questa amministrazione è stato quello di annullare una delibera della precedente amministrazione che svendeva per 30 anni il nostro cimitero ai privati e in quel caso i costi sarebbero stati altissimi. Purtroppo abbiamo raccolto questa situazione con quasi 300 salme che erano sepolte provvisoriamente, quindi nelle varie confraternite, nelle varie tombe di famiglia, in modo provvisorio. E ci siamo messi subito al lavoro. La situazione attuale è questa.
140 loculi che stiamo realizzando adesso, che daranno la possibilità a tutte quelle, ai nostri cari, ai nostri defunti, di trovare la sepoltura definitiva. A questo si aggiunge un altro lotto di 100 loculi che saranno realizzati per completare, ecco, tutta quella zona. Nel frattempo partiranno i lavori per le 300 tombe di famiglia, quelle pagate dai nostri concittadini, 270 messi a bando e 40 per chi ha avuto decessi recenti. Abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche altre 800 loculi, perché finalmente diciamo che chi disgraziatamente ha dei congiunti che vengono a mancare non deve avere la preoccupazione, oltre al dolore, non deve avere la preoccupazione per la sepoltura, per trovargli, ecco, il luogo. Devo dire anche che si è fatto un censimento importante che sarà completato fra un mesetto, per quel che sono tutte le tombe di famiglia abbandonate nel cimitero monumentale. Ci sono dei tecnici incaricati, anche in quel caso sarà fatto poi un bando e assegnate anche a chi richiede tombe di famiglia nel cimitero monumentale, ecco, assegnate le tombe. Sarà anche un modo come riqualificare il nostro cimitero, sempre nel cimitero monumentale, nel largo San Vincenzo, e lì anche c'è una situazione disastrosa. È stato già, ecco, deliberato e anche inserite le somme in Consiglio Comunale nell'ultimo bilancio, la riqualificazione di tutto il largo San Vincenzo, e anche lì saranno realizzate 240 loculi. Credo che sia un'attenzione importante per il nostro cimitero, è un segno di civiltà, ma ricordiamo che il cimitero, quindi i nostri cimiteri, sono luoghi sacri dove riposano i nostri cari, e anche da qui si misura il livello di solidarietà, di cuore e di civiltà di una comunità. Queste sono le risposte che dobbiamo dare alla città, queste sono le risposte che sta dando questa amministrazione. Sindaco, a tutti quei cittadini che hanno già pagato per l'acquisto delle tombe ma che ancora ad oggi attendono, vogliamo dare delle tempistiche più precise? Si era detto che dopo il bilancio partiva tutto l'iter, e tutto l'iter già è partito, progettazione è pagata, quindi tutto verrà messo a bando diciamo un anno e qualche mese, e le tombe saranno realizzate. Parliamo delle 270 tombe messe a bando più le 40 che erano a disposizione dell'amministrazione, che sono state anche quelle vendute. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiavi in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto, scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW, 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Enel Green Power, Contrada Trefontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.enelgreenpower.it.
Bentornati in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. I nuclei familiari di 8 condannati per associazione di tipo mafioso, omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, furti e reati comuni hanno usufruito del reddito di cittadinanza senza averne titolo. Tra loro anche la famiglia di uno degli esecutori dell'omicidio del giudice Rosario Livatino. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento. Tutte le posizioni illecite emerse dagli accertamenti delle Fiamme Gialle sono state segnalate all'INPS per la revoca e il recupero del beneficio economico. La Procura di Catania ha disposto la confisca di beni per 31 milioni di euro al re dei supermercati GM Michele Guglielmino. Il Tribunale di Catania, ufficio misure di prevenzione, ha disposto nei confronti dell'imprenditore Michele Guglielmino, di 51 anni, pluripregiudicato, ritenuto vicino alla cosca Cappello di Catania, la confisca di due società di capitali, 12 supermercati della catena GM, un'impresa individuale comprendente un distributore di carburanti, 7 immobili trainefabbricati, 5 veicoli e numerosi conti correnti e rapporti finanziari intestati ai familiari, tutti riconducibili all'uomo per un valore stimato di circa 31 milioni di euro. Per l'imprenditore è stata disposta anche la sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 3 anni. Il provvedimento di confisca si riferisce a beni già sottoposti a sequestro nel gennaio del 2018 da parte degli agenti della Questura di Catania, un provvedimento che arriva a conclusione di un'attività di indagine investigativa condotta dalla divisione anticrimine della squadra mobile di Catania. Ricostruendo la figura dell'imprenditore, secondo le indagini delle forze dell'ordine, Guglielmino è ritenuto, come si legge in una nota stampa della Questura di Catania, particolarmente attivo nel traffico degli stupefacenti. Già condannato, Guglielmino era riuscito ad inserirsi nel mercato della grande distribuzione di generi alimentari, reimpiegando il denaro, come ritengono le forze dell'ordine, provento delle attività illecite per l'acquisto di beni e la costituzione di numerosi supermercati, attività commerciali intestate ai familiari, ma tutte riconducibili a lui. Guglielmino in particolare era ritenuto molto vicino a Angelo Caccisi, elemento di vertice del clan Cappello, favorendone anche la latitanza. Rispetto alle indagini, inoltre, è stata evidenziata la sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni immobili, mobili registrati e le società acquisite e realizzate dall'uomo di cui aveva la disponibilità diretta e indiretta, anche attraverso l'interposizione di altre persone a lui sempre riconducibili. E anche in chiusura parliamo di cronaca nera. Un 65enne di Adrano è stato rapinato nella notte da 3 persone incappucciate che hanno fatto irruzione all'interno della sua abitazione. Indaga la polizia. Nel cuore della notte si è ritrovato in casa tra i balordi incappucciati. Sono stati momenti di terrore quelli che ha vissuto una 65enne adranita che vive da solo in via San Filippo ad Adrano. Alle 4 hanno fatto irruzione nella sua abitazione 3 delinquenti che, dopo aver forzato l'ingresso, si sono messi alla ricerca di soldi e oggetti preziosi, mettendo a soqquadro la casa. Alla fine, fortunatamente per l'uomo, solo tanto spavento, pare che i 3 non fossero armati, avevano le mani protette da guanti e il volto travisato. A parte un anello d'oro, una fede, non è ancora chiaro cosa i ladri abbiano rubato in casa di un professionista di Adrano. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti agenti del commissariato Adranita. I poliziotti sperano di trovare elementi utili per individuare i 3 delinquenti attraverso le telecamere di sicurezza della zona. Non è la prima volta che anziani che vivono da soli sono vittime di balordi, e sempre a San Filippo. L'ultimo episodio ha creato sdegno fra i residenti della zona, i quali raccontano che solo pochi giorni fa un'anziana è stata vittima di un episodio quasi simile alla stessa ora della notte, e sempre con 3 delinquenti a seminare il panico in casa di persone sole. Questo era l'ultimo dei nostri servizi. Come sempre, grazie per aver scelto la nostra informazione. L'appuntamento è quello con l'edizione di domani alle ore 13:30. Intanto vi lascio alle previsioni meteo. Buona serata.